Martin. Pete. Amici di Esperienza Motori, oggi siamo qua con una 500 d'epoca modificata dal proprietario che è Alex. Ciao, piacere a tutti. Esatto, che fra un po' ce la racconta bene cosa ha fatto. Ovviamente è una macchina customizzata, quindi non adesso non rompete le scatole nei commenti dicendo che non ha messo i sedili originali, il cruscotto originale. Chiaramente di originale c'è rimasto poco, ok? Quindi faremo anche il video di una 500 originale. In questo caso io apprezzo questa macchina customizzata perché chiaramente è... secondo me su macchine soprattutto che non sono ovviamente rare si può fare tranquillamente, cioè capisco che fosse una macchina un F40 che non andai a toccarla, ma fosse, se è una 500 che ce ne sono tante anche originali, sinceramente sono il primo ad approvare una customizzazione. Parola di D'Angelo, soprattutto se è fatta bene come in questo caso, perché chiaramente la verniciatura è stata fatta bene, lui insomma sa mettere mano ovviamente perché ha studiato queste cose alle superiori, poi farai sei un meccanico di fatto professionista, quindi non lo sanno, quindi spieghiamo. Quindi non è l'ultimo arrivato e ha fatto lavori. Allora, adesso facciamo vedere la macchina e lui, mentre facciamo la panoramica, ci mostra, ci spiega cosa ha modificato, motore, e prestazioni e anche gli interni, con qualche chicca, diciamo, che adesso vi mostreremo. Allora, questa è la macchinina, come vedete, la chiamo macchinina perché è piccola, non perché sia sfigata come la 126, scherzo ragazzi, sapete che mi piace fare battute. Allora, tanto per cominciare, il colore? È un grigio opaco, fatto su misura, non è proprio grigio opaco, è un opaco un po' lucido, diciamo, ed è metallizzato blu. Sì, infatti anche al tatto comunque risulta abbastanza liscio, non è ruvido tra virgolette, e comunque si vede anche un po' di lucido, come vedete, di parlato quasi. Si vedono anche appunto i riflessi del sole. Esatto. Se si guarda bene, molto da una bello. Parte chiara, dall'altra. Parliamo dell'estetica esterna. Cerchi cambiati ovviamente con questo stile a tante razze, cerchi da 13, da 12 con 135, 12, beh, come le mie praticamente, quindi sì, sono quelle presenti a libretto. Esatto, libretto, esatto. Comunque cerchi omologati. Cerchi omologati molto belli, avete messo non solo cerchi non distanziali. No, perché monta gli assali della 126. Quindi sono più larghi. L'attacco stretto. Ah, ok. Perché comunque va molto a filo con il passaruota, come vedete, anche in larghezza. È una cosa che mi piace tanto, proprio tanto. E abbassata, cosa avete fatto? Monta un assetto meno 5, a balestra rovesciata dietro, rigidito, a molle davanti, con ammortizzatori rigiditi, freni a disco Fiat 600 davanti e freni a tamburo classici. Perfetto. Fiat 126 dietro. Prendiamo dal muso che a me piace molto. Adesso spento, ma poi magari lo facciamo vedere al volo acceso. Ok, allora, lì abbiamo il logo della 500L nuova, perché questa è una nuova versione 500L del 69. Allora, vabbè, cosa c'è qua da sottolineare? Sottolineare i fari. Che praticamente i fari sono stati così un po' un'invenzione fatta sul momento, però mi sembrano abbastanza con lenti lenticolari, LED. Lenticolari e la firma LED della luce diurna, e anche sotto con la freccia tipo stile Audi che si illumina, diciamo, tipo è bianca e dopo si illumina arancione. Ok, figata. Targa originale sua? Sì, sua. Poi vabbè, nasconderemo. Comunque bella come è stata taggata. Questi qua invece sono i paraurti, tra virgolette. Sono i paraurti, sono praticamente dei gommini montati sugli attacchi dei paraurti che ho a casa, perché non mi piace. Perfetto. Per quanto riguarda, vai, gli specchietti cosa sono? 600? Sì. Ok. È la parte più bella. Parte alta invece questo? Questo è un tetto apribile che ho reperito su eBay. Non sai di che macchina? Penso sia di una Ford Escort, solo il tetto. Okay. La lamiera era una modifica che si faceva una volta per eliminare la capote. Perfetto. E evitare il vento e la pioggia che entrava. Sinceramente approvo anche apprezzo anche questa. Chiaramente fatto da tuo papà questa lavora. No, abbiamo anche comprato tutto insieme. Così, però, ah, okay. Però era tutto storto. L'avete addezzato, eccetera. Poi vedete ragazzi sul canale, faremo dei video anche con suo padre che è il carrozziere, che mi mette a posto la 112 che avete già visto. Vabbè, vedete oscurati, bla bla bla. Sul retro abbiamo l'alettone che si può, vabbè, alzare
elettronicamente, volendo giusto? Sì, Muovere. Rimane sempre chiuso. Sul retro, bello scarico. Adesso apriamo il bagagliaio, il cofano, scusate, mi viene da chiamare il bagagliaio. Allora, motore verniciato con un bel grigio. È un bianco. Lucido, un bianco che sembra grigio dal vivo, però è bello comunque, è lucido, abbastanza pulito. Cosa hai fatto qua di bello? Qua c'è da parlare molto, iniziando dallo scarico. Non andiamo troppo sul test, spiega più o meno le modifiche della testata, del carburatore, scarico. Lo scarico, un CSC omologato in ferro d'epoca, avrà 35 anni. Che è esteticamente praticamente identico a quello che avevo montato sulla 126, però esami era una replica, questo qua è quello originale, quindi comunque è bello, insomma, più bello avere parte anche comunque del tempo sicuramente. E blocco 126, sì. 6,50, perfetto. Meccanica 126 praticamente. Quindi praticamente è come quella che avevo io. Sì, 6,50. Qua, e questa bella pulegge. Questa qua monta il carter della Panda 30. Ok. Il carter della Panda 30 è fatto per girare contrario, perché il motore della Panda gira contrario. Quindi abbiamo dovuto fare delle pulegge su misura per, diciamo, far invertire la rotazione della ventola e ottenere raffreddamento. E il carter mi serviva per montare un alternatore degno del suo nome da 120 ampere, che comunque Perfetto. Carica abbastanza e bene. Testata? La testata è quella classica Panda 30, solo con condotti lucidati. E, pistoni? Pistoni, sono dei pistoni Pistol Racing stampati da moto, con il trattamento del mantello graffitato per l'attrito. E l'albero motore quello originale, solo lucidato. Carburatore? Carburatore, un Solex 35 PHK21. Doppio corpo? No. Carburatore doppio. Ok. Quindi vuol dire due carburatori indipendenti. Ok. Della Lancia Fulvia. Ah. E i supporti di banco con bronzine in acciaio trimetalliche. Il raffreddamento dell'olio. Quindi esterno. Cavalli stimati in tutto? Non l'ho bancata, ma il 650 con la testa della Panda siamo sui 30 cavalli più. E più tutta la lavorazione siamo sui 45. Buon, perfetto. Comunque la macchina va, perché l'ho già provata e insomma si sente che è cattiva. La differenza la fa molto la cam, che è una cam 35-75, però è da medio, quindi non, la macchina non tira non tanto è, in alto, tanta sì, coppia perfetto. Ma non tira. E infatti comunque l'ho provata tanto in basso, però adesso devo dire che è cattiva l'erogazione. Avete messo le protezioni per il termiche, fondamentalmente? Sì, le protezioni termiche, perché sennò diventa un forno. E vabbè, quindi sinceramente ci sta. Poi la fascia per far andare per far uscire il gas di scarico più velocemente, eccetera, eccetera. Allora, chiudiamo, faccio vedere al volo gli interni e poi la proviamo e vi dico un attimino come si guida, anche rispetto magari a una macchina stock, visto che il motore è quello della 126 modificato alla fine. Allora, i sedili, intanto la portiera si blocca quando si apre con questo pistoncino, molto un bel dettaglio. I pannelli sono in similpelle. Sì, similpelle, un tessuto misto, tessuto traforato, vabbè, piacevoli, con le maniglie così in alluminio. Allora, volante, cos'è? Simone Racing? No, è un Luigi. Ah, del ok. 87 d'epoca. Ah, ok. Beh, molto montava bello, tenuto sulla, bene. Montava sulla 131 Racing. Ah, che ok. Un allestimento sportivo. Qua c'è il contagiri. Strumenti dei contachilometri. Sei strumenti. Ok. O 124. Poi c'è l'infotainment della Kenwood. Per tante parti sono, cos'è, wrappate con la finta fibra di carbonio? Sì, la parte del cruscotto è wrappata in finta, okay, fibra, beh, finta ci sta. Fibra di carbonio. Okay. E il resto poi lì c'è questo che riprende le portiere. E i sedili sono quelli di una Smart? Sì, mista pelle. Che li avete presi apposta o li avevate già disponibili? No, li abbiamo trovati da un non demolitore, ecco, e pelle verniciati. Apprezzo anche questa, apprezzo anche questo tipo di uso delle parti riciclate. Cioè, a me piace tanto questa idea di prendere parti di altre macchine che possono andare bene per customizzarne altre. E comunque sono anche belli, cioè a me non dispiace come forma, sono minimo contenitivi, sono alti con il poggio a testa, come vedete. Sì, stile sportivo. Sì, non è male, onestamente non è male. Dietro, vediamo, si riesce a piegare qua? Sì. Qua, come vedete, tutto rivestito e abbiamo un impianto, adesso non andiamo tanto nello specifico, comunque... C'è un impianto, anche questo fatto con parti usate, e un subwoofer riadattato della Fusion. Ok. E delle casse Cadence, un kit due vie, con tweeter medio. E ci sono due tweeter anche sul davanti, perché suonava solo dietro, non si sentiva perfetto molto bene. Bene, dai, più o meno comunque la panoramica direi che è sufficiente.
Adesso la proviamo, vi dico un po' le sensazioni di guida e poi se avete domande in più ne fatele nei commenti. E niente, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Ciao! Ok, bene, due impressioni di guida veloci perché tanto abbiamo già detto tutto nella presentazione. Un'altra cosa che ci siamo dimenticati di dire è che ha fatto la modifica per, diciamo, la cremagliera, lo scatolo dello sterzo con la cremagliera, e quindi devo dire che anche rispetto alla 126 il volante è super reattivo, cioè appena giro, appena faccio la sterzata la macchina entra in curva, quindi è una cosa che mi mancava molto sulla mia e in generale sulle macchine d'epoca stock, sulla maggior parte ovviamente. Come prestazioni chiaramente è un altro pianeta rispetto alla 126 motore stock, si sente subito che è più grintosa. Adesso poi devo abituarmi un attimino perché l'ho guidata poco questa macchina, però la frenata è simile alla mia, di verità. Ah, diciamo che monti praticamente il mio stesso impianto. Sì, l'impianto davanti è simile e anche dietro, ma anche la pompa e tutto. I pedali li hai modificati? Sono della 126. Sì, però mi sembrano migliori i miei, cioè mi sembrano migliori sia come grandezza, sarà una sensazione. Ho messo i gommini nuovi. Sono gommini più grandi e tiene veramente bene. Insomma, dicevo, i gommini sono cambiati, si sente che il piede sta bene sul pedale e in generale mi sembrano anche più solidi. I miei magari leggermente, uno dei tre ballava un po', questi mi sembrano un po' più saldi, ma questi sono dettagli. Comunque volante anche, allora mia era di legno, era piccolo più o meno così, però devo dire che questo qua in pelle è decisamente piacevole da guidare, bello, abbastanza morbido anche, quindi sì, come forse è anche più bello del mio grosso, legno anche. Diciamo, ma è una filosofia diversa. Niente, raga, non sto a parlare di infotainment eccetera perché non è questo il succo della macchina, sicuramente mi piace, è una macchina che sinceramente sì, se avessi l'abilità, il tempo, l'officina e tutto, me farei anche una così, quindi per quel che mi riguarda assolutamente provata, ripeto, sta sempre nella filosofia del proprietario e su macchine come queste secondo me niente, pensateci perché è venuta veramente bene, ripeto, poi sono maniaco, stai ora a rifinire tutti i piccoli dettagli, però immagino che anche Alex per pianino la finirà come si deve al 100.000%. Per questo video è tutto, vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo video, un saluto da Lorenzo e Alex per Esperienza Motori, ciao! Ciao!